Buonasera e ben ritrovati con Diritto di Replica. Buonasera Gian Piero Romiti. Buonasera. E buonasera ai nostri due ospiti che vado subito a presentare. Simona Ricotti, buonasera. Buonasera. E Pierluigi Gordo. Buonasera. Buonasera. Due ospiti che dicono già molto su quello di cui parleremo in questa trasmissione. Faccio riferimento all'ambiente e anche di conseguenza insomma all'inquinamento, perché sono giorni in cui non sono mancate le notizie per quanto riguarda il futuro ambientale di Civitavecchia. C'è stata l'uscita votata dal Consiglio Comunale di Palazzo del Pincio, dal Consorzio per la gestione dell'osservatorio ambientale, ma c'è stata anche forse la notizia che rappresenta probabilmente il risultato più importante ottenuto finora dall'amministrazione pentastellata, il via libera da parte del Ministero alle modifiche alla via per la centrale Enel di Torre Valdarica Nord, una proposta che, lo ricorderete, ne abbiamo parlato anche qui a Diritto di Replica con il sindaco Cozzolino, ma anche con l'assessore Manued. Dopo mesi, anzi più di un anno di attesa, alla fine è arrivato il disco verde da parte del Ministero. Allora io inizierei con una domanda insomma introduttiva rivolta a tutti e due, perché ormai è passato più di un anno dall'arrivo a Palazzo del Pincio dell'amministrazione pentastellata. È inutile negarlo che le aspettative maggiori riguardavano proprio le politiche ambientali di questa del Movimento 5 Stelle. Ricotti, Gorla, secondo voi hanno imboccato il binario giusto l'amministrazione Cozzolino per quanto riguarda l'ambiente? Non rispondo io per prima? Perfetto. Ma io penso che ci sia un approccio che è quello giusto. Certo, ci sono stati diversi ostacoli, anche forse non programmati in alcuni casi, però mi sembra che ci sia un cambio di marcia rispetto a quello che c'è stato fino ad oggi. Punto primo, il problema principe a livello ambientale di Civitavecchia è sicuramente il polo energetico, in particolare la centrale di Torre Valdarica Nord. Mai era successo prima, l'amministrazione comunale per esempio è stata puntuale in tutti i procedimenti che ci sono stati, quelli più evidenti e quelli meno evidenti, mentre prima spesso e volentieri era silente, se non in casi dove proprio doveva parlare, tipo la conferenza dei servizi, e comunque mai per mettersi dalla parte dell'ambiente, ma spesso e volentieri, anzi sempre, per mettersi di più dalla parte dell'ente elettrico. In questi mesi, per esempio, abbiamo visto, c'è stato il procedimento di verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni AIA, quindi non confondiamo quelle dell'autorizzazione integrata ambientale, relativamente sia una tecnologia, praticamente questo era il sunto della prescrizione. L'Enel doveva trovare una tecnologia che garantisse l'abbassamento del monossido di carbonio. Chiaramente l'Enel ha detto che non solo non l'ha trovata, ma non si può trovare. L'amministrazione è intervenuta, il Ministero era quasi tentato di dire va bene, se non si può fare comunque bisogna considerarla ottemperata. L'amministrazione è intervenuta pretendendo che fosse sottolineato che quella prescrizione ottemperata non è, e questa è una delle tante cose che andranno per esempio ad assommarsi nella richiesta di riesame dell'AIA. Ho notato che sono intervenuti per esempio, esattamente come abbiamo fatto noi movimenti, nel procedimento di trasporto di modifica gestionale del trasporto del calcare, che sembra una cosa così, molte volte uno non si rende conto che queste cose dette così sembrano quasi pratiche burocratiche, e no, queste sono pratiche che invece vanno a incidere, e incidere ognuna per la propria quota parte sicuramente, però in maniera pesante sull'ambiente. Avere un appesantimento forte, grande, del traffico pesante su tutta l'area nord della città, insomma è qualcosa di pesante. Però chiedo scusa, perché quando allora nel TRC Giornale abbiamo fatto una serie di servizi sottolineare insomma anche l'incidenza che la trasformazione del porto sta avendo sul traffico veicolare, mi riferisco agli autobus, alle NCC che passano per Corso Marconi, che sembra diventata
la superstrada. Non è stato visto come servizio, ma adesso si parla di traffico. Cioè, a seconda di chi è il camion, vale il discorso del traffico? Cioè, no, non capisco. Il discorso del traffico vale sempre, e io un altro approccio che ho visto positivo per la prima volta è incominciare ad intervenire appunto sulla chiusura del centro al traffico. E io mi auguro che da qui, sicuramente progressivamente, perché noi civivecchiesi siamo abituati malissimo, ma si arrivi anche a una chiusura non solo ai mezzi pesanti, ma anche, diciamo, a un'estensione delle isole pedonali. Quindi me lo auguro vivamente, però c'è stato questo approccio, tanto è vero che c'è stata un annuncio di manifestazione dell'Assotir su Civitavecchia, poi ritirata in extremis. Adesso si stanno cercando di trattare, perché sicuramente anche l'Assotir, se non altro rispetto all'assenza della regione, rispetto al fatto che rispetto ai finanziamenti che la regione ha preso impegno a dare per evitare che la 12 sia a pagamento anche per loro che sono costretti dalle ordinanze sindacali sia a Civitavecchia che a Santa Marinella a non passare per il centro, possano avere. Quindi, insomma, mi sembra che non solo ci sono state le azioni, ma ci sono state anche le reazioni. Si poteva fare di più? Forse su alcune cose sicuramente sì. Adesso io non le ho elencate tutte, quelle che almeno noi come movimenti e io come forum ambientalista abbiamo notato, e che sono quelle sicuramente molto più vicine al nostro agire. Parlo dell'elettromagnetismo, sono state fermate delle antenne, ci sono dei contenziosi in tribunale, lo sappiamo, insomma, però ma era successo. Forse sì, si poteva fare di più se ci fossero stati più strumenti. Vedo che sta adesso anche partendo la raccolta differenziata, è stata assegnata la gara della comunicazione, finalmente si affronteranno le criticità che il progetto aveva. Un progetto, diciamo che un progetto innanzitutto che non è stato presentato da questa amministrazione, ma sarà presentato dall'amministrazione precedente. Ma non è solo colpa dell'amministrazione precedente, bisogna dire, è anche colpa proprio dei criteri standard che sono dietro la progettualità provinciale, che quando all'epoca partì il bando era basato su una concezione della raccolta differenziata ancora molto primitiva, quindi non si rendeva conto delle criticità che via sono emerse nell'applicare la raccolta differenziata nei vari territori, insomma. Riassumendo, Corla, Simona Ricotti dice c'è stato un cambio di passo per quanto riguarda le politiche ambientali da parte di questa amministrazione comunale. Beh, se lo rapportiamo a Tidea, alla giunta di Tidea, insomma, è normale, perché dell'AIA, insomma, dei 900.000 tonnellate di carbone, quindi è normale dire che c'è stato. Per me c'è stato un passo da bratipo, molto lento, lentissimi. E oltretutto non sono proprio d'accordo su tante cose, Simo. Cioè, il fatto di dire io capisco che tu sei istituzionale, fammi spiegare, nel senso che ti voglio dire, no, in 18 mesi di assessorato io mi sarei aspettato di più da Manuel, ma molto di più. In 18 mesi, 8 ore al giorno, fatto in calcolo, mi sarei aspettato molto di più. In che senso? Che si aspettava? Mi aspettavo di più. Innanzitutto, oppure l'altra volta la figura meschina di essere andata in centrale non sapendo che io ci ho lavorato in centrale, che per entrare dentro l'impianto in qualsiasi settore vai deve avere un corso specifico, quindi mi è sembrato un pochetto da presentarsi lì che aspettavi che ti portavano dentro a vedere quando i mulini girano, non lo possono fare, bisogna fare, mi sembra strano che nessuno, poi c'era Antonio Volivella che ci ha lavorato, stavo parlando proprio del Consiglio Comunale, che lui lo sapeva, che bisognava premunirsi e dire voglio andare a vedere i mulini, voglio andare a vedere il Desox, voglio andare là, mi faccio il corso con l'ingegnere dell'ERM, mi faccio il corso e ci vado io, assessore o sindaco. O sì, no, questo a livello istituzionale, perché vedo che è molto, Alessandro è molto istituzionale, no? Quello che dico sempre io, perché ci vuole l'onestà, la capacità e soprattutto per me, per governare ci vuole coraggio. Se no a un certo punto il sindaco con la fascia di colore dava una spinta all'ingegnere e detto io mi muovo dalla, mo fermi me. Era quello. Cioè, vado a controllare, lo so, tu vieni, Simo, vado a controllare, che mi metti le mani addosso al sindaco? Mi denunciano, cioè, l'abbiamo messo, questo l'ha fatto lui, nessun dorma. Cioè, vestendo in centrale tutto sulla centrale giustizia, mi sono d'accordo, no?
mi sono messo pure contro la bretella, che giustamente si va a impattare Monte Riccio, si può trovare un altro tracciato, però tirate fuori cose che allontanano dalla gente. Allora il nibbio o la ghirlanda, come si chiama, la ghirlanda pica marina, non so a cosa no? ti riferisci, nel senso che il tratto stradale, da come dice Marzia Marzoli, quello che ho letto, porta all'estinzione dei grilli. Parliamo della Cecchia Orte. La Cecchia Orte, che servirebbe tanto a levare il traffico. Noi un'arteria ce la dobbiamo avere, le città non possono passare, sino che abbiamo fatto fa quel pezzo di strada che arriva sull'autostrada a Cecchia Nord. Poi sono d'accordo con te, non sfasciamo la Valle del Mignone, facciamo un altro tragitto. Lì però tanto si registra anche una situazione un po' particolare, Rigotti, perché il Movimento 5 Stelle, ad esempio, ci sono staccati giustamente. Molti del 5 Stelle sono invece favorevoli al completamento della Cecchia Nord. Ad esempio anche la deputata Marta Grande. La Ghirlandaia fa tolfa nei piloni di cemento dell'Enel, pensa. Ci posso dire, non la ghirlandaia, c'è un dibattito aperto litigare sulla Cecchia Orte nelle 5 Stelle in amministrazione comunale? Io, guardi, non sono qui a rappresentare né l'amministrazione comunale né tantomeno il 5 Stelle, di cui non ho fatto parte e mai farò parte. Però è vicino all'amministrazione comunale. Sì, sostengo questa amministrazione comunale, anche perché abbiamo un eminente esponente del forum che fa l'assessore, quindi appunto, era un'offesa, era no, però ecco, voglio dire, non lo so se c'è un dibattito nel 5 Stelle, sinceramente non lo so. Nell'amministrazione comunale? Nell'amministrazione comunale forse ne staranno parlando, certo sono presi da altre emergenze, da quanto ne so io. Sinceramente io la presa di posizione che abbiamo fatto sulla Orte Civitavecchia è la presa di posizione che abbiamo sempre avuto quando analizziamo un progetto, ne vediamo le criticità, a volte lo sposiamo, altre volte invece lo critichiamo. In questo caso io vorrei che si capisse bene, perché non è uscito chiaro. Proprio oggi abbiamo mandato un comunicato, non so se lo avete pubblicato, non ci ho fatto caso, però per chiarire questo, che i comitati, gli abitanti e le associazioni non sono contrarie al completamento della Civitavecchia Orte, sono invece per individuare un tracciato che non devasti totalmente le valli, perché qui abbiamo parlato della Valle del Mignone, perché lei deve sapere che l'ANAS ha scelto un tracciato, il tracciato verde, rispetto a 5 che ne sono stati presentati, il viola, il blu, il rosso e un altro colore, adesso non me lo ricordo. Ognuno di questi tracciati aveva una serie di criticità. Quello viola è stato approvato, era quello che in fondo aveva meno criticità ma costava di più, sulla base di una mera considerazione economica è stato deciso, secondo l'ANAS, di fare quello verde. Quanto costa questa autostrada, Simone? Posso finire? 475 milioni. Posso finire, grazie. Per 18 chilometri, 26.000 euro al metro lineare. Posso finire, grazie. Quindi abbiamo analizzato queste criticità, effettivamente la Valle del Mignone veniva completamente stravolta, abbiamo presentato le nostre osservazioni facendo notare che forse sì, quello viola costa un po' di più, ma all'ANAS costa un po' di più, però costerebbe molto di meno alla collettività, alle attività economiche che lì nella valle del Mignone, ma anche dell'altra, quella del Marta, c'ha cioè un nome specifico, che insistono in quelle aree. L'ANAS vuoi complice, ecco, sì. Anche la fase storica per cui la commissione di cui faceva parte Ercole Incalza è stata chiaramente, viva Dio, smobilitata, mezzo ANAS è stato arrestato, ha preferito, piuttosto che mettersi, come è stato fatto in tante altre situazioni, contro la popolazione,
ergendosi, ha deciso di fare una cosa che in Italia finora non è stata mai fatta. E devo dire, devo dare atto di questo anche al dottor Cantone dell'autorità anticorruzione, che ha spinto questa, non per la Civitavecchia Orte, ma in genere, quella del dibattito pubblico, che in Francia già viene utilizzata per mettere tutti insieme i soggetti interessati, che siano i soggetti economici, ma che sono anche i soggetti che la vivono l'opera, per analizzare le criticità. Ieri c'è stato un momento estremamente importante, secondo me, quando tutti gli abitanti di tutte e cinque i tracciati si sono riuniti tutti insieme perché vogliono vivere appieno questa cosa, per una volta tanto vogliono scegliere quello che è il futuro del territorio, e insieme hanno incominciato ad analizzare le varie criticità per andare al tavolo del dibattito, dove c'è il comune di Tarquinia, dove c'è l'ANAS, dove c'è eccetera, il comune eccetera. Di Monte Romano. Il problema è uno sì, solo. Anche, mi anche, permetto sì. di dire, la Civitavecchia Orte al momento è ferma a Cinelli, in località Cinelli. È chiaro che devono entrare in ballo, oltre a quello che ha detto la dottoressa Rigotti, per quanto riguarda Cantone, tutte signora, non sono dottoressa. La signora, mi scusi, la signora Rigotti, per via dicendo anche Cantone, il super commissario anticorruzione, le parole dovranno essere pure quelle degli agricoltori di Monte Romano, del comune di Monte Romano, del comune di Tarquinia e degli agricoltori di Tarquinia. Quindi ancora è un discorso abbastanza che si deve chiarire, e chissà come si definirà. Ritorniamo al discorso dell'ambiente, se mi permette. Caro, il nostro Luigi, che è un cameraman molto attento, la maglietta dell'amico Gigi Gorla che cosa dice? Nessun dorma. Io penso che invece a Civitavecchia veramente il sonno lo stanno perdendo tutti i civitavecchesi, cara io penso signora che da Rigotti, parecchio l'abbiano cara perso. Signora Rigotti, perché intanto lei sarebbe pronta a scommettere che il tasso di inquinamento a Civitavecchia è calato? Lei sarebbe pronta a scommettere che l'Enel è diventata tutte rose e fiori? Lei sarebbe pronta a scommettere che da parte dell'autorità portuale e di tutti quelli che gravitano intorno a questa struttura i controlli sono precisi? Lei sarebbe pronta a scommettere che l'attuale amministrazione comunale stia redigendo un piano del traffico? Perché il problema è semplice: il mix terrificante di questa città a un'autentica bomba atomica è centrale, porto, traffico, che sta mettendo Civitavecchia a durissima prova, perché le patologie oncologiche sono in aumento esponenziale. Basterebbe fare un semplice giro tra i medici di base e gli stessi oncologi, che peraltro sono bravissimi all'ospedale di Civitavecchia, per rendersi conto qual è la situazione che stiamo vivendo. E allora io mi aspetterei che soprattutto dall'amministrazione, posso usare un aggettivo non tra virgolette, ma benemerita, per quel che concerne il programma che ha presentato agli elettori di Civitavecchia, che poi l'hanno premiato col 65% al ballottaggio, se non di più. 68, sì. E nel programma dei 5 Stelle c'era proprio questa attenzione precisa, addirittura maniacale, a questi problemi, a questi settori. Fino ad oggi lei, signora Rigotti, pensa che veramente abbiamo fatto dei passi da gigante rispetto al passato? Io ho qualche dubbio. Potrei dire una cosa? No, siamo esempio, un attimo, Rigotti. Sì, poi vale anche eventualmente per il signor Rigotti. Sì. Prego.
No, io non penso assolutamente che sono stati fatti passi da gigante, non penso che con l'Enel ci stia rosa e fiori, probabilmente vi è sfuggito a tutti che c'è un braccio di ferro fra l'Enel e l'amministrazione comunale, l'ho notato io, che pure non sono dell'amministrazione, ribadisco, penso che lo dovrebbero aver notato tutti, dalle manutenzioni a passare all'ICI, a passare al rispetto. È lo stesso braccio leggero che c'è con l'autorità portuale? Domanda. Ma sulla parte dei fumi delle navi e via dicendo, diciamo che mi sembra che ci sia stata, anche da quello che mi è stato detto per gli incontri che ci sono stati in Commissione Ambiente, un iniziale migliore approccio da parte dell'autorità portuale. Vedremo però. Posso dire di essere un attimo scettica, vedremo se questo effettivamente avrà i suoi effetti positivi, nel senso che so che hanno proposto questo accordo volontario, che peraltro per me lascia un po' il tempo che trova, ma questa è una mia... Perché non la convince questo accordo volontario? Perché è volontario. E perché non mi fido degli armatori e perché penso che gli armatori tutto facciano tranne che venire incontro a esigenze dell'ambiente a meno che non ci sia un obbligo di legge. Infatti invece vedo molto bene la diffida che mesi fa è stata fatta al Ministero dell'Ambiente per richiedere obbligatoriamente il rispetto delle prescrizioni delle varie valutazioni di impatto ambientale. Posso finire? Poi al signor Dori la lasciamo. Mi scusi, vorrei finire un attimo. Poi la lascio finire. No, proprio su questo punto. Ma se c'è il feeling, come sappiamo benissimo, tra sindaco e presidente dell'autorità portuale, lei gli armatori non la convincono in pieno, però dovrebbe essere il presidente dell'autorità portuale che dovrebbe garantire anche per gli armatori. Allora, se ci sia feeling o no fra l'amministrazione comunale e l'autorità portuale, è un problema che non riguarda i problemi ambientali. Detto questo, io penso che nemmeno l'autorità portuale possa imporre determinate condizioni che non sono previste dalla norma vigente. Ecco perché stavo finendo, dicevo invece vedo molto bene, cosa che non è piaciuta all'autorità portuale, la diffida che è stata fatta al Ministero dell'Ambiente, perché il Ministero dell'Ambiente è inadempiente rispetto all'elettrificazione delle banchine. I procedimenti sono complessi, quindi bisogna saper spiegare. Dicevo, e concludo su questo punto, che vedo anche molto bene il provvedimento che si sta facendo da mandare in regione e sulla quale un minimo di contributo ho cercato di darlo come forum, per chiedere che vengano messe delle norme specifiche per la qualità dell'aria in ambito portuale. Allora sì che diventa norma di legge, cioè quell'utilizzo che oggi si chiede con l'accordo volontario domani diventa norma di legge del piano di qualità dell'aria. È previsto dal 152 che là dove ci sono grandi scali si possa fare, il comune lo sta richiedendo, prima bisognerà approvarlo in comune chiaramente, poi vedremo cosa risponderà la regione, se ma penso ci ritorniamo su questo argomento. Si era detto favorevole. No, ho cercato un attimo di interromperla, sì. Poi per carità. Sono cose complesse, quindi è giusto. No, ma anche per non fare confusione, perché un conto è l'accordo volontario, un conto è la norma di legge. Esattamente. L'accordo volontario è stato proposto perché lo stesso Pasqualino Monti, quando andò il buon Vittorio Petrelli a dire ma perché non facciamo come a Venezia, e gli hanno detto no grazie, ci ha provato adesso Menditto e no grazie uguale. Cioè si sta provando con questo accordo volontario perché la legge non ne prevede al momento altre soluzioni, tutto lì. Ecco, la signora Ricotti ha espresso
quella che è la sua idea per quanto riguarda anche e soprattutto il porto. Lei cosa ha da dire al riguardo, Gorra? Che dovrei dire? Che su certe cose, diciamo, innanzitutto per la tutela dell'ambiente va bene qualsiasi cosa si faccia, glielo ripeto. Però per esempio, ripeto, mi sarei aspettato dall'assessore Manuedda o dal sindaco Cozzolino, fondatore di Nessun Dorma, che era prettamente per i problemi dei fumi delle navi, mi sarei aspettato, dopo aver letto l'articolo, l'ordinanza del comandante D'Arzo alla cabina di aeroporto, una piccola protesta, ci siamo, no, non va bene, perché senza rimorchiatori la nave, come ci è stato sempre detto e giustificazione, è per mezz'ora sopportata, perché in attracco e in stacco i motori vanno al massimo e si fa fumo, però se lo fanno dopo mezz'ora interveniamo, così favorire solamente, e nell'articolo c'è scritto che perché è stato fatto, perché loro si sono adeguati a tutti gli altri porti, perché ci è che veniva snobbata da certi armatori, no? Certe navi non venivano perché devono pagare i rimorchiatori, ma a me non mi interessa quello che devi pagare. E il problema è, non si interviene perché c'è stato il contratto, quell'accordo dei 10 milioni di euro che devono andare in bilancio, perché poi la gente si muove, inizia a domandarsi queste cose. Cominci a capire, ti ripeto, mi collego al discorso tuo, mi piace quando dici tu la gente si sta unendo per capire, per fare un tracciato nuovo, per obbligare l'ANAS a non toccare la Valle del Mignolo. Mi sarebbe anche piaciuto che avreste interpellato la base volendo fare un albergo da 118 stanze con un centro commerciale giù a Fiumaretta, lì. Mi sarebbe piaciuto. Invece, perché non le piace l'albergo? Assolutamente no, ma stiamo scherzando. Un albergo lì, con centro commerciale, eravamo quelli che centro commerciale mai, scherzi, oh, Casa Monica, oh, sono lavatrici. Se siamo passati a un altro. Capito, cioè, scusa, adesso, però no, non mi sarei mai aspettato dal Movimento 5 Stelle una cosa del genere, e soprattutto da Pantanelli, da Massimo Pantanelli, quello che voleva sbagliare Marina, cioè, stiamo scherzando, perché se a un certo punto non ci si arriva, uno alza il braccio, diciamo, non ci si arriva. Come diceva sempre Simona nelle riunioni, a questo punto si va in default, mica succede più di tanto. Però entrambi avete fatto riferimento in due interventi diversi ai cittadini, no? A questo rapporto con i cittadini. Lei questa maglietta di Nessun Dorma, che tra l'altro mi permette la battuta, mi sembra pure un po' sbiadita, ma ecco, perché quest'anno non c'è stata la marcia per la salute? Perché l'ultimo anno abbiamo avuto difficoltà a organizzarla, pure la penultima, no? L'ultima che abbiamo fatto, anche perché ci siamo accorti che è stata molto pilotata dal Puparo, che era di tua da fuori, tu sei rientrato, non puoi protestare. Perché chi è il Puparo? Noi lo chiamavamo Puparo, una persona che l'ha capito chi è. Lo chiamano gli stessi iscritti del Movimento 5 Stelle, così. E insomma, che girava davanti e dietro, vabbè. È un amico, dai, e poi lo dico, Addubuccio lo chiamiamo il Puparo, nel senso quello tipo il burattino che muove i fili, no? Lui fa queste cose così, no? Così. Ti ricordi la manifestazione, andava dietro, voleva cacciare Pierotti perché c'era la bara con scritto Cuzzolino per fatto di manifestazione? Cioè, la manifestazione è una manifestazione libera, no? E lì è stata proprio incanalata dentro, mi ricordo molto bene come siamo entrati lì dentro, l'aula Pucci, cioè è stata non era come le altre manifestazioni, doveva essere libera. Allora stanno, io dopo... Ma non è stata libera, dice lei, perché non si poteva contestare l'amministrazione comunale o fargli degli appunti? Mi ricordo Pucci mi è venuto incontro, sì, io non apro l'aula Pucci se Pierotti non se ne vanno, perché cioè... A me non mi sembra che ti abbia fatto una cosa del genere. Ti dico, proprio, la Verminale abbiamo fatto lì, abbiamo rotto il cordone dei carabinieri, tra l'altro c'è avuto pure, perché ti dico, sai, non è che c'è i baffi, qui c'è il pelo sullo stomaco, è riuscito pure a scendere in mezzo alla gente, che ci sono le foto che gente che con la mano in testa così dava, no? E lì è stato proprio, quindi, e poi ultimamente ho sentito i nostri migliori aiutanti dell'epoca, insomma ambientalisti, che stranamente dicono che scendere in strada non serve più. Non serve più, Rigotti, cosa è successo secondo lei invece? No. Innanzitutto io ci tengo a specificare questo, la marcia della salute era organizzata dal coordinamento ambientalista sì. Che era composto da tutta una serie di associazioni, comitati, movimenti
Non mi risulta, io lo sento adesso del puparo, che ci sia stato nessun puparo. Mi ricordo l'episodio a cui fa riferimento, ma mi ricordo anche che proprio due o tre di noi fra gli organizzatori, proprio perché c'era arrivata questa voce, andammo a vedere per vedere cosa accadeva, perché non esiste che in una marcia che è libera chiaramente di adesione sia di associazioni che di movimenti che di singoli cittadini, ci sia qualcuno che si arroga il diritto, chiunque essa sia, di cacciare qualcuno. Ed infatti non mi sembra che nessuno sia stato cacciato. Non si è fatta così la marcia? Come mi ricordo che nell'assemblea fatta all'Aula Pucci ci sono stati interventi che proprio l'amministrazione non la calcolavano, interventi che invece apprezzavano l'agire dell'amministrazione ed altri estremamente critici. E perché quest'anno non si è fatta la marcia per la salute? Ma probabilmente perché nessuno si è messo ad organizzarla, perché ci vuole tanto lavoro. C'è il coordinamento ambientalista, per esempio, per quanto riguarda... Sono sempre partito io, con le mail, l'ultima volta è successo un bordello, ma di la verità, l'ultima volta ci siamo ammazzati, ci siamo ammazzati. Lì ai Cobas ci siamo ammazzati nel senso dialetticamente sempre dialetticamente non ci siamo ammazzati, solo che alcuni personaggi non sono stati fatti entrare, ma non erano dei movimenti, erano personaggi che non hanno mai avuto a che vedere con i movimenti. Mi dici i nomi dei vari movimenti, dimmi i nomi. I nomi in che senso? I vari movimenti, allora chi sono i Nococche? Chi sono senza paura? Cioè vuoi che ti dico tu? Sono sempre quelli, siamo Puppi, io, te, Marco Restivo. Erano siamo 10 persone che abbiamo fatto sempre queste cose. Nessuna associazione, ma non erano presenti. Avete annichilito, hanno annichilito il Movimento 5 Stelle, hanno annichilito un qualcosa che stava nascendo, no? Come movimenti, come ribellione, non si è fatto più nulla, non si sono fatte più mostre, non si è fatta più gara a tira, al ghetto. Proprio adesso che noi avevamo i nostri rappresentanti, i nostri mentori dell'ambiente lì, non ci hanno né chiamato a dire, vorremmo fare, vediamo una mano a fare la manifestazione, ci dà mano a mano al comune, la stazione dell'ambiente, non si è fatto, ti ricordi Cariatira? Cariatira facevamo al ghetto, era bellissimo, quei bambini facevano i disegni. Mi scusi Corra, se non so se sto interpretando bene, perché verso pure che sto, che significa questo discorso che sta facendo lei, poi magari... È chiaro, risponde anche la signora che con l'elezione che le 5 Stelle una volta raggiunto il palazzo si sono integrati nel sistema. No, non è che si sono integrati nel sistema, forza si devono integrare nel sistema per governare una città come Cecchia. Ci sono molto istituzionalizzati, come dice sempre, sono molto si è sprecato tutto quel coordinamento che c'era di fervore, di gente giovane. Le ultime manifestazioni sono andato a parlare con la preside del Baccelli per portare i ragazzi, come avevo interessato mia figlia, cioè questo doveva continuare anche con loro, e anzi forse sarebbe stato propedeutico per questa giunta, che è una giunta che non parla con nessuno, una giunta che per entrare al comune ci vuole, non lo so, è incredibile quello che fanno, cioè una giunta chiusa, arroccata. E tra l'altro pure incapace, perché io ho sempre detto che se ero il sindaco io, ti faccio pure un attimo posto per come vedo l'incapacità nel governare, nel fare le cose, se ero il sindaco io a Pierotti del quarto giorno con la ruspa come Salvini l'avevo piantato là con tutte le tende. Sì, ma al di là di Pierotti. Che io devo dire, no, io voglio far capire, però Simo, è finito il movimento ambientalista, non c'è più niente. Senta, signora, io l'ho messo per provocazione questa maglietta oggi, stasera, perché non c'è più. E non mi dire il comitato di coordinamento ambientalista, tant'è che tu mi hai cacciato, io ti ho bannato privatamente. Io ti ho cacciato? Mi hai cacciato il momento dal coordinamento ambientalista, Simo, c'ho la foto, la stampa, mi hai tirato fuori dicendo che io l'ho bannato in privato. Io l'ho bannato in privato. C'è allora ne parliamo. Ne parliamo? No, non ti ho bannato. Ah no, vabbè. Allora, innanzitutto... tu confondi il Forum Ambientalista, che è un'associazione di tutela ambientale di livello nazionale e di cui io rappresento l'articolazione locale, oltre che alcuni settori nazionali, tante cose più a Cecchia, dal coordinamento ambientalista, dove invece c'erano una serie di soggetti di vario tipo, con estrazioni politiche diverse, modalità diverse di azione, anche obiettivi diversi, alcuni erano comitati anche come dire, settoriali riferiti ad un unico problema. Punto primo. Secondo, per la cosa a cui ti riferisci, io sono stata bannata, non sapevo manco che si poteva fare, da Facebook, da te, e siccome mi sono trovata nella pagina del forum di cui sono amministratrice, delle battute
di altri che rispondevano a un qualcuno su un qualcosa che io non vedevo, ho ritenuto che il succo della democrazia è che quando due si parlano si confrontano e quindi non è consentito. Quindi quel foro è di tua proprietà, quella pagina, quindi giustamente. Però, chiedo scusa, tutti gli amministratori, ma non ci frega niente. Non ci frega niente. Altra cosa invece di Rigotti, perché stavolta mi faccia fare la domanda, perché altrimenti facciamo un po' più. Però sulla manifestazione era importante. La domanda era su quella. Secondo Gorla, i movimenti ambientalisti sono finiti, non c'è più quella spinta, diciamo così, che voleva essere un po' che c'era critica, ma al tempo stesso anche c'era un incentivo alle vecchie amministrazioni comunali a fare qualcosa sull'ambiente. Secondo lei invece perché non si è stata fatta questa manifestazione, che era diventato ormai un appuntamento, potremmo dire, abituale, perché sarebbe stata la quarta per edizione. Per fare le manifestazioni ci vuole tanto impegno, non sempre tutti quanti... Non ci credo. Sono sempre io al commissariato perché, dei vigili urbani a portare le cose. Perché io penso che... Mi dice, non comprendo le lettere, perché non... Non comprendo manco io, Simone, senza che si riscalda. Obiettivamente, io penso che se... Uno vuole la manifestazione, se vuole, si la fa. Mia opinione, allora, rispetto alla marcia della salute, era evidente che non era una cosa che si faceva per volere di alcuni, noi ci adattavamo, però insomma, se è utile ancora scendere in strada, assolutissimamente sì. E perché non si scende più in strada? Beh, quando ce n'è bisogno si scende in strada. Come non si scende in strada? Sulla Tirrenica siamo scesi in strada. In questo parliamo momento parliamo di Civitavecchia, però, per favore, perché altrimenti Civitavecchia lei prima adesso, per esempio, ha parlato del io non di ho ferro. Motivo di andare sotto al comune a contestare l'atteggiamento rispetto ad Enel. Attenzione però, perché qui non facciamo frente, noi facciamo delle analisi e le decidiamo tutti insieme. Io non parlo della marcia per la salute, perché è fine sotto al comune, no, uno può marciare dovunque vuole, quello che dico io faccio questa un altro genere di analisi. Abbiamo fatto una serie di servizi sul traffico, dal comune sono arrivati commenti ironici e denigratori nei confronti del presidente del consorzio per la gestione osservatorio ambientale Marsilio, che abbiamo chiesto un commento sul traffico, con battute del genere: ma ti pare a te che il problema di Civitavecchia è il traffico? Nessuno pensa che il problema sia il traffico, ma non si può neanche dire che il traffico non esista, messo da parte. Giustissimo. Abbiamo fatto una serie di servizi sui fumi delle navi e non sono arrivati, per esempio, interventi. C'è una commissione ambiente aperta, si dovrà riunire, vedremo. Lei però, e qui mi ricordo perché l'ho chiesto anche al sindaco Cozzolino, a cui non piacciono i titoli di giornale, lei ha usato una bella però metafora, questo braccio di ferro. Ma è un braccio di ferro che vede al momento il comune in vantaggio, lei nel vantaggio, o c'è una situazione di stallo? Perché, ad esempio, io anche al sindaco l'ho chiesto, i famosi dati in continuo delle emissioni al camino della centrale non vengono ancora forniti. Sbaglio? Allora, avete fatto un sopralluogo alla centrale Enel e c'è stato Manuedda che ha fatto una battuta, abbiamo visto come si lavorava nell'Ottocento. Di fronte a tutto questo, allora mi chiedo, un'amministrazione così forte, no, sul piano ambientale, perché non scende in strada? Ma non per andare a protestare sotto al comune, uno sceglie l'Enel, sceglie, che ne so, Corso Marconi, o sceglie il porto. Questa era. Mi scusi, allora, innanzutto, se l'amministrazione decide di scendere in piazza o no, ribadisco, cioè io parlo a nome delle associazioni che io rappresento, comunale, sì, ho capito, ma non mi può chiedere cose che deve chiedere al sindaco Cozzolino. Lei col sindaco non si parla mai? No, io mi parlo, ma appunto, che c'entra? Non sono io il sindaco, quindi non sono io che decido. Non gli avrà detto, ma madonna sindaco, che allora, abbiamo visto qua centrale. No. Se posso, certo. Oppure rispetto al fatto che il no. comune scenda, io penso che il comune debba fare degli atti, le istituzioni servono a fare degli atti, infatti, e non se è comune, poi questi atti non danno i giusti risultati, allora lì sì che si scende in piazza, ma no a Corso Marconi, non danno i giusti risultati, al Ministero dell'Ambiente, sotto il Ministero dell'Ambiente, non li danno in Regione, sotto la Regione, adesso faccio degli esempi così, senza voler mettere nessuna croce addosso a nessuno, quindi assolutamente, questo è una cosa che io penso, quindi in questo momento a Civitavecchia non scendiamo in piazza, o almeno io non organizzo momenti, se non quando ce n'è bisogno. C'è stato il momento che c'entra poco con l'ambiente, però per capirci, del discorso dell'omofobia, siamo scesi in piazza e ce ne sono stati altri.
Vorrei sottolineare che la visita alla centrale non è una visita dell'amministrazione, è una visita dell'osservatorio. No, perché così si rischiava di non, che non fosse chiaro. Dell'osservatorio ambientale che ha fatto questa scelta e per la precisione il comune in quanto tale era tenuto ad andare in qualità di membro dell'osservatorio. Io pure in teoria sarei stata tenuta ad andare in quanto rappresentante del comune di Cerveteri in seno all'osservatorio, ma siccome io sono stata scelta dal comune di Cerveteri su precisica indicazione del movimento No Coc, ci siamo riuniti come movimento No Coc, ne abbiamo discusso insieme quale dovevano essere le cose rispetto al tipo di visita che noi ci aspettavamo tranquillamente che era così. Lo sapevamo che sarebbe stata blindata, ma era giusto anche dirlo che era blindata. Non è certo che lo potevamo nascondere e dire quanto brava l'Enel. Vi siete detti stupiti però. Nel comunicato stampa con cui è stata commentata la visita. No, non ci siamo detti stupiti, ci siamo detti che è stata una visita blindata. E abbiamo pure sottolineato che ci abbiamo trovato una serie di criticità sulle quali stiamo lavorando e che saranno segnalate alle diverse autorità competenti, chiaramente. Come abbiamo sempre fatto. Una bellissima considerazione. Io intanto personalmente mi permetto di dire che non devo aspettare assolutamente i dati del Ministero dell'Ambiente. Bravo. Sono d'accordissimo. Allora, per quanto riguarda Civitavecchia, intanto chi di dovere dovrebbe preoccuparsi di acquisire i dati dei medici di base e di battersi che finalmente si faccia il registro dei tumori, che è ancora latita, ancora latita. No, però sembra più lo stipendio. Perché quella si chiama marcia della salute. Nessuno si rende conto di quello che sta succedendo a Civitavecchia, perché la gente non lo sa. La gente sa soltanto quando purtroppo viene toccata personalmente da qualcosa di estremamente grave. Giustissimo. Facciamo, diciamo una parola, tanto per dirla, un tumore. Perché se no nessuno si alza e dice qui a Civitavecchia si sta vivendo una situazione drammatica. Ragion per cui la marcia della salute, l'ultima marcia della salute alla quale io ho aderito, ci saranno state 500 persone. Ma una città come Civitavecchia, dilaniata da quello che sappiamo, dai mali che sappiamo, sarebbe dovuta intervenire in massa. Certo che non sì. C'era, perché, chiaro, certo la popolazione sì. Non viene sensibilizzata su questo. E stimolata. Questa è una colpevolissima reticenza da parte di chi dovrebbe sostenere una causa del genere. Io volevo fare una domanda, chiusa questa parentesi. Era una mia considerazione, non so se siete d'accordo. Signora Ricotti, c'è qualcuno che dice che lei è la consigliera dell'amministrazione, della giunta, del sindaco, dell'assessore, insomma scelga lei di chi. Ha consigliato, lei il sindaco Cossolino a non intervenire alla convention nazionale di Imola? Era il sindaco, tutti i sindaci d'Italia dei 5 Stelle erano presenti, Cozzolino e il sindaco di Messina erano assenti. Mi sembra un'assenza po' colpevole. Sinceramente non sapevo nemmeno che era assente, quindi non so che dirle. Io sono completamente estranea a quelle che sono le dinamiche del Movimento 5 Stelle. Ho saputo per sbaglio, perché ho letto la sera, la domenica, che c'era stata la cosa di Imola. Non sapevo, lo vengo a sapere da adesso da lei, che il sindaco non c'era andato. L'ha riportato la stampa nazionale. Non ci ho fatto caso, mi dispiace. Proprio non lo sapevo. Vabbè, per il sindaco Acorinti non mi risulta che sia del 5 Stelle. E allora, caro Gorla, non ci sia andato. La domanda non da milioni di dollari. Io vorrei fare la domanda io a Simona Ricotti, se posso, perché li faccio tanta. Io veramente le preferivo dai giornalisti. No, però nel senso, una cosa che mi frulla in testa da parecchio tempo, Simone. Ma abbiamo mai chiesto a quei tecnici di Vado Ligure e Porto Tolle che hanno fatto chiudere la centrale, no?
perché hanno fatto chiudere, perché sono riusciti a relazionare inquinamento, mortalità, no? Perché noi parliamo di emissioni in cammino che sono stupidaggine, non servono, perché stanno nella norma, stanno nella norma, neanche a Vaduricolo l'hanno fatto, che è una centrale obsoleta. L'unico sistema veramente efficace, di cui a Vado Ligure hanno vinto, a Porto Tolle hanno vinto, è mettere delle stazioni dei licheni, barbabietole, delle stazioni, non dei licheni. Lì vedi, dopo un tot periodo, quanti metalli pesanti assorbono. Lì, io oggi l'ho postato su Facebook, lì hanno vinto a Porto Tolle, a Vado Ligure, hanno vinto così. Così, non hanno vinto le cose né col calcare, hanno vinto così. Allora, se un procuratore, un GIP là, ha chiuso la centrale perché ha visto così, il nostro procuratore grande ambientalista, perché invece da fare questo studio epidemiologico, ancora non si sa che fine ha fatto, se uscirà, speriamo, ABC, non imponeva una cosa del genere, dice, ah, chiamava l'alto giudice, oh, ma come hai fatto te, perché qui mi stanno a massacrare gli ambientalisti, che dice, guarda, noi abbiamo fatto delle stazioni di licheni così, così, così. Pare che l'abbia fatta anche l'Ene qua a Civecchia. Sicuramente sono andato a cambiare piante, ogni tanto vanno a cambiare la piantina, però non si sa nulla. Come non si sa nulla, ti ripeto, quando io dicevo a Alessandro, Alessandro, ma tu devi premere, sei l'assessore, ma sto studio epidemiologico. Alessandro sarebbe Manuela. Sto studio epidemiologico, ma quando esce? Il procuratore aveva detto sui giornali che usciva prima dell'estate, ma è inverno. Vabbè, aspetteremo, prima o poi dovrà uscire, no? Forestieri tirerà fuori questo grosso lavoro. E che io poi sarà l'ennesima sperpero dei soldi, perché non ci dirà nulla, nulla, come sempre, no? E quello ti dico, perché non imparare dagli altri, no? Là ci sono riusciti in quel modo, proviamo una stessa cosa, no? Chiedere come... È una riflessione condivisibile, Ricotti, che cosa dice? In linea teorica sì, nel senso che è evidente, per esempio, e qui adesso parlo come forum e come movimento no coca, un po' tutte e due, noi abbiamo già analizzato sia la sentenza di Porto Tolle che quella di Vado Ligure, che non è basata su licheni assolutamente, ma sono state verificate tutta una serie di criticità. È vero che lì quella più pesante c'è stata una perizia di un certo tipo, dovuta, legata anche a determinate condizioni, e ci si è riusciti a farla. Qui noi ce la dobbiamo cavare da soli o arrangiarci un po' in questo, però non ci sono i termini ancora di correlazione precisa fra le malattie e la fonte, perché purtroppo ci sono la correlazione scientificamente provata fra le malattie e l'inquinante, ma poi quell'inquinante, prendiamo il monossido di carbonio per una piuttosto che l'arsenico per un'altra, però è poi emesso da diverse fonti. È evidente, mi scusi. ABC. Sei in arrivo? Allora, io da quello che ne so io, ci dovevano dare, questo ci hanno detto all'osservatorio ambientale, a settembre il risultato dello studio di corte, quindi i dati proprio delle malattie, eccetera, eccetera, e a dicembre invece studi sui metalli pesanti più specifici, però devo dire che ad oggi ancora nulla, abbiamo anche spinto e richiesto più volte, però fino a questo momento non ci è stato dato nulla, quindi... Ne abbiamo parlato durante la trasmissione dei medici, ne abbiamo intervistati due medici, ma anche politici, potremmo dire uno della maggioranza, anche se però non è in consiglio comunale, e uno dell'opposizione, anche se per altri motivi anche lui non è più tra i banchi dell'Aula Pucci. Faccio riferimento al dottor Giovanni Ghirga, candidato all'Europeo con il Movimento 5 Stelle, al dottor Marco Di Gennaro, consigliere comunale fino a pochi mesi fa del Partito Democratico. Se la regia è pronta, intanto possiamo vedere la prima intervista. Dottor Ghirga, c'erano molte aspettative, potremmo dire, intorno all'amministrazione comunale 5 Stelle per quanto riguarda soprattutto la questione ambiente. Era stato un cavallo di battaglia di questa amministrazione durante la campagna elettorale. Qual è il suo giudizio di quanto fatto fin qui? Beh, non c'erano, ma ci sono, e ci sono tutti i motivi per essere soddisfatti. Uno dei motivi più importanti è l'uscita dal consorzio della gestione dell'osservatorio ambientale,
e invece sono entrati nell'osservatorio ambientale, quello ufficiale, quello che, dal quale non si poteva non entrare, già l'avrebbero dovuto fare le amministrazioni precedenti, il consorzio quello della Regione Lazio, con tutte le persone esperte, tutti gli esperti, tutti i rappresentanti di tutti i maggiori organi di controllo. Ora l'uscita non può che essere vista come un grandissimo atto di coraggio e di indipendenza di questa amministrazione, non è avvenuto in nessuna parte d'Italia, è un atto di coraggio solamente per un fatto, per il fatto che uscire dall'osservatorio significa uscire da quella mano che vuole un po' guidare le idee sull'ambiente dei Civitavecchiesi. Vi dico subito di che cosa parlo, consorzio di gestione dell'osservatorio ambientale. Si parla di scienza, no? E quindi una struttura del genere scientifica deve produrre dei risultati scientifici. Produrre dei risultati scientifici significa pubblicare su riviste nazionali e internazionali di livello adeguato. Io ho cercato, ma non ho trovato in tutti questi anni delle pubblicazioni su riviste cosiddette peer review, delle riviste che vengono ben controllate. Quindi questi dati, questi risultati scientifici non c'hanno un dato che può essere palpato. Il report che si fa annuale, qualcuno, ma io non credo, no? Qualcuno così spiritoso dice io me la canto e me la suono come voglio, perché chi lo critica? In realtà uno studio è ben diverso, lo studio viene criticato da altri autori, viene criticato dal direttore di una rivista, è tutta un'altra cosa. Ciò nonostante, l'osservatorio avrebbe dovuto spendere una parola sulla necessità di dosare la diossina in questo territorio, perché la combustione del carbone, secondo i dati scientifici ufficiali, emette diossina. E invece è come se le emissioni di diossina fossero pari a zero. Quindi non se ne è mai parlato, nonostante noi ne abbiamo fatto richiesta, nonostante abbiamo sempre comunicato. C'è poi il benzene, la combustione del carbone emette benzene, il benzene è una sostanza che è legata come effetto collaterale ad un aumento di incidenza per gli esposti dei linfomi. E voi sapete che a Civitavecchia il linfoma, questo brutto tumore, ha una diffusione non indifferente, quindi sapere che una possibile causa può essere combattuta sarebbe fondamentale, ma il benzene non vengono comunicati i dati sul benzene. E poi ci sono tanti interventi dell'osservatorio, di questi noi abbiamo scandagliato un po' la letteratura, non ce n'è uno che dica che il carbone può essere responsabile di, può fare, tutti indirizzati verso nel cercare di scagionare. Allora lei capisce che nonostante che l'osservatorio possa essere l'entità più seria, più onesta, cade la fiducia. E la fiducia non si prende con le parole o con le promesse o con le trasmissioni, la fiducia si prende con i fatti. E i fatti ci dicono che questa città è una città con un'alta incidenza di cancro. E i fatti ci dicono, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice, che tra i vari fattori riconosciuti con alta capacità cancerogena c'è l'inquinamento ambientale. E quindi chiaramente la gente ha perso la fiducia. E siccome il Comune rappresenta la gente, ha fatto benissimo, ha dimostrato grande coraggio, una grande serietà nell'uscire dal consorzio, non dall'osservatorio ambientale. Dunque, bene l'uscita dal consorzio per la gestione dell'osservatorio ambientale. Quali sono, secondo lei, i passi che adesso dovrebbero essere compiuti in futuro? Beh, io non è che devo dare delle indicazioni, loro già hanno un programma che va benissimo, accettato. Ora i passi successivi sono il fatto che uscire dall'osservatorio comporta anche che bisogna puntare soprattutto esclusivamente sulle centraline dell'ARPA. Quelle sono delle centraline controllate nelle quali noi vogliamo avere fiducia. Noi non diciamo che il consorzio di gestione deve chiudere, lo possono fare per conto loro, possono controllarsi, autocontrollarsi, ma il comune, la cittadinanza deve essere controllata da dei dati provenienti da centraline che siano del governo della regione. E quindi il prossimo passo sarà quello di vedere i dati nei display per Civitavecchia che riportino delle medie che siano di dati provenienti esclusivamente dalle centraline dell'ARPA.
C'è un altro dato relativo alla questione ambientale che si è affrontato in queste settimane, oltre ovviamente a quello per quanto riguarda il consorzio, oltre alla questione carbone, si è parlato nelle scorse settimane anche dell'inquinamento da traffico veicolare, insomma ne ha parlato anche il sindaco, c'è stato qualche botta risposta piuttosto piccato, qual è il suo punto di vista in merito? Il traffico veicolare è una fonte di inquinamento elevata, certamente va proporzionata alla città dove vivi, nel senso che se uno vive vicino, accanto a un'autostrada, è chiaro che è inutile che circa una centrale a carbone a 100 km, quindi bisogna vedere dov'è l'hotspot, dov'è il punto di emissione e poi decidere qual è il diverso fattore più importante. Certamente il programma di riduzione dell'inquinamento in base al traffico è molto più, va a lungo termine perché bisogna cercare di creare delle isole pedonali, però sapete tutti quanti quanto sono state combattute dai commercianti perché ognuno vede una riduzione delle vendite, quindi lì bisogna aggiungere a dei compromessi non facili, bisogna migliorare insieme a fare delle grandi aree pedonali, bisogna migliorare la possibilità di utilizzare i mezzi pubblici, perché se non c'è una rete di mezzi pubblici adeguata a sopperire al fatto che uno prende i mezzi privati, dopo il tema rimane sempre in discussione. Anche lì purtroppo c'è il problema dei fondi e sapete che l'ammirazione verso questa amministrazione è aver negato, non aver voluto i fondi per aumentare la quantità di carbone nella centrale, per non volere la costruzione di parte della centrale di Malagrotta vicino al centro chimico, no, basta dire di sì e si sente un po' di puzza per la città, un po' di rischio, ma ecco che le casse del comune si ampliano, basterebbe far bruciare un po' di rifiuti, visto che di energia come richiesta c'è un crollo, ed ecco che ci sarebbe un fiorire di marciapiedi nuovi, di soldi a disposizione per tutti, un abbassamento delle tasse per i rifiuti, ma lo vogliamo a questo prezzo? Perché bisogna dirlo. Perché sai, quando io vado in ospedale e la gente è malata, allora ragiona in tutt'altro modo. Allora dico, perché ci dobbiamo sbattere il muso? C'è un coraggio, c'è una difficoltà. Sarebbe stato molto più facile in un altro modo. Questa è l'analisi del dottor Ghirga. Secondo voi i cittadini vedono questo cambio così radicale come viene dipinto da Ghirga della politica dell'amministrazione comunale sul fronte ambientalista? Per me no, assolutamente no. Secondo lei, Ricotti? Secondo me, concordo in tutto quello che ha detto il dottor Ghirga, anche se secondo me c'è una difficoltà da parte dei cittadini di percepirlo, perché giustamente prima il dottor Romiti diceva che è diminuito l'inquinamento, certo che no, ma è vero che alcuni passi sono stati fatti. Prendiamo il discorso delle centraline sui controlli. Il comune è uscito dal consorzio, adesso c'è un secondo passo da fare che è quello di dare quelle centraline alla regione, unirle a quelle che già c'ha, chiaramente non saranno messe tutte in funzione perché la regione non nemmeno è prevista dalla norma, ma anche strutturarle per diversi inquinanti. Oggi noi non misuriamo in tutta la città l'ozono, non misuriamo il benzene, non misuriamo le polveri sottili che sono quelle che veramente creano tutta una serie di problemi, quindi non il PM10 che ormai è considerato una cosa enorme, ma il PM0,1, 0,01 e via dicendo, quindi andrà ristrutturata quella rete e quello sarà questo dipende un po' anche dalla regione, la regione ha detto che è disponibile, dalla regione e dall'ARPA, perché poi la gestione va all'ARPA, suppongo che almeno un 3-4 mesi, 5 mesi ci vorrà, so che il comune vorrebbe entro la fine dell'anno cederle alla regione, però questo poi dipende, cioè quando gli interlocutori passaggi sono due dipende sempre, così come vedo che per esempio la polemica sul traffico di cui dicevamo prima non era la polemica sul fatto che il traffico inquina, ma sul fatto che il traffico è il maggior responsabile, era su quella la polemica. Detto questo, però, sì, Marsili sì. No. Abbiamo intervistato noi, allora, abbiamo chiesto, è uscito anche scritto, è uscito un comunicato su tutti i cose, i giornali. Comunque, mi sembra che sia anche un passo, per esempio, il fatto di
di aver previsto la sostituzione di tutti i mezzi del trasporto pubblico locale proprio per andare verso una mobilità cittadina che sia diverso. Non so, sinceramente, ammetto la mia ignoranza, se stiano studiando un piano urbano del traffico o no, non lo so dire, sono proprio ignorante in materia. Però chi dovrebbe studiare l'assessore? Pantanelli. Io penso Pantanelli, però non risponde neanche a lei. No, una battuta, non risponde neanche a lei. Non l'ho proprio chiesto, non lo so. Era una battuta. Non gioco a fare la tuttologa, insomma, non è che ce la posso fare. Era una battuta perché lui non ha nemmeno quindi non risposta. Non lo so, sinceramente, se lo sta facendo, magari lo sta facendo, io non lo so, quindi non mi mettete, non mi fate dire cose che io assolutamente non voglio dire, perché non lo so. Quando uno non sa, è giusto che non si esprima. Quindi mi sembra che sia evidente quello che ha detto il dottor Ghirga e che prenda atto di una situazione che è evidente a tutti. Lo diceva prima il dottor Romiti, lo ribadisco io. Purtroppo non ci vogliono gli studi né del Ministero della Salute, né dell'ABC, né di nessun altro. Noi lo viviamo sulla nostra pelle, sappiamo perfettamente quello che sta accadendo a Civitavecchia, ma purtroppo per chiudere quella centrale, per riuscire a ridurre il carico inquinante ed arrivare alla chiusura, bisogna dimostrarlo scientificamente. Scientificamente significa secondo certe norme, norme che, badi bene, hanno fatto gli inquinatori e che stanno sempre di più piegando al loro uso e consumo, perché gli ultimi provvedimenti che sono stati fatti, degli stessi che oggi sbandierano e richiedono la tutela della salute sul territorio, ma che poi alzano la manina in Parlamento, lo sblocca centrali, i rappresentanti dei vari partiti di maggioranza, quindi chiunque esso sia, non parlo di Tizio, parlo di Caio, parlo in genere, per esempio dei rappresentanti del PD che qui chiedono una serie di cose, ma che lì alzano la manina. E lo sblocca centrali, per esempio, è passata. Io personalmente ho scritto, quando stavano approvando lo sblocca centrali, una lettera proprio pregando, per esempio, l'onorevole Tidei, l'onorevole Marietta Tidei, di non votare quel provvedimento indecoroso che era lo sblocca, no, lo sblocca centrali, scusate, lo sblocca Italia, che ha anche oltre, cioè c'è tutta una serie di contenuti, fra cui anche la semplificazione sulle autorizzazioni energetiche, tutta una serie di cose. Mi pare che nessuno abbia risposto, quindi purtroppo si fa i conti con quelle che sono le armi, almeno che non si decidono altre formule, allora sì, bisognerebbe andare tutta la città che blocca la centrale. Eppure lo diceva lui, quando è scesa la marcia della salute erano 500 persone, quindi ci vuole... Certo, probabilmente noi come movimenti avremmo sbagliato qualcosa, probabilmente non sapremo comunicare bene, probabilmente la nostra buona volontà ha avuto dei limiti oggettivi, non ci siamo riusciti noi dei movimenti, non ci è riuscito a sensibilizzare la stampa, non ci è riuscito, intanto ci sono tanti limiti. Perché se mi permette, quando io non stavo parlando di lei, scusi, parlavo in generale. Voglio fare una battuta, chiedo scusa, Colla. Nel giorno in cui il Ministero accetta le modifiche proposte dal Comune alla via da centrale Enel di Torre Valdaliga Nord, si fa la conferenza stampa per la cena sulle luminarie natalizie e si manda un comunicato stampa su quella, su quell'altra vicenda. Sinceramente no, poi lì non è tanto la stampa, forse è l'amministrazione comunale, magari anche chi la consiglia, che forse l'ha consigliata male, no? E forse questo è un problema di comunicazione dell'amministrazione, fermo rimanendo che io non so quali siano state le motivazioni di questa scelta, piuttosto che dell'altra, proprio non lo so. Quindi sinceramente, ribadisco, se lei mi chiede un'analisi a me, forum ambientalista, su determinate cose, io le posso rispondere e le dico appunto che condividevo quello che diceva il dottor Ghirga e che non c'è bisogno di grandi studi, secondo noi, secondo il buonsenso, però purtroppo poi per fermare queste lobby che determinano lo sviluppo e l'andamento della politica italiana, perché è nel, ricordiamocelo, determina i decreti legge, determina le leggi, le normative ambientali, i decreti regionali e via dicendo,
Beh, sentiamo un'altra bisogna campana, fare fermo restando che magari bisognerebbe pure ricordarsi che ciò. Non c'è solo l'Enel, c'è anche il Porto, però vabbè. Sentiamo. No, adesso abbiamo parlato dell'Enel perché si è parlato, se lo dimenticano spesso il Porto, se lo dimenticano spesso. No, no, vale anche per il Porto, sì, certo. Sentiamo un'altra campana, il dottor Marco Di Gennaro, poi sì. Commentiamo anche questa. C'erano grandi aspettative su questa amministrazione comunale per quanto riguarda, insomma, il modo di affrontare gli aspetti ambientali, le problematiche ambientali. Possiamo tracciare un bilancio dopo, insomma, oltre un anno e mezzo di amministrazione 5 Stelle? Sì, io credo che le buone intenzioni dell'amministrazione, come anche era scritto nel programma, ci siano state e ci siano ancora. Devo dire però che se guardiamo i risultati, questi non è che siano soddisfacenti. Prendiamo per esempio i fumi nel porto. Anche stamattina si alzava, diciamo così, una colonna di fumo terribile. Io credo che sia esasperante per lo stesso delegato al porto vedere una situazione che tutti quanti noi possiamo constatare. Non si sono fatti passi avanti, anzi io direi che siamo rimasti dove stavamo, se non peggio qualche volta, perché un fumo nero, e ricordiamolo che il fumo nero è dannoso, molto dannoso, fra l'altro le navi stanno ad altezza uomo, diciamo così, per cui ecco, da quel punto di vista non ci siamo. Per quanto riguarda anche la raccolta differenziata, un altro, diciamo così, aspetto importante nell'ambito dell'ecologia, non è partita, non si fa nulla, anzi siamo in una situazione nella quale i cittadini stanno perdendo un pochino anche la motivazione a farla. Sono cassonetti sempre pieni, svuotati molto raramente. Io mi rendo conto anche che ci sono difficoltà sicuramente, però credo che si possa fare qualcosa di più e spero che si faccia qualcosa di più. Per quanto riguarda poi la centrale Enel, parliamo dei centri più importanti, credo che sia utile stabilire un rapporto un pochino più, diciamo così, positivo anche per controllare le emissioni, anche se devo dire la verità che le navi in questo periodo hanno surclassato un po' la Torre Valdaliga Nord. Per quanto riguarda anche il traffico, io che credo sia un elemento importante di inquinamento, io credo che si debba anche accentuare un po' i controlli anche soprattutto sui mezzi pubblici che, insomma, hanno fatto tanti chilometri. Io spero che ci sia un rinnovo del parco degli automezzi, anche, insomma, un controllo proprio sulle revisioni stesse. Ci sono, diciamo così, autoveicoli che ogni volta che partono o accelerano lasciano dietro di sé una scia veramente maleodorante. Bisogna intervenire su vari fronti, non è facile, io mi rendo conto, però credo che l'impegno debba essere un impegno maggiore. L'ultimo in ordine di tempo, insomma, discusso nell'ultimo consiglio comunale, l'uscita di Civitavecchia dal consorzio per la gestione dell'osservatorio ambientale. Cosa ne pensa Di Gennaro? Ma l'osservatorio ambientale vede vari comuni insieme. Io non so se sia stata una decisione presa all'unanimità o se sia stata un'iniziativa del comune di Civitavecchia. Avevo letto che c'erano state delle diatribe diciamo così, affermazioni fatte dall'osservatorio relativamente all'importanza del traffico automobilistico. Io non credo che qui bisogna soffermarsi sulla statistica, più questo più quell'altro. Certamente il traffico automobilistico è un traffico importante per le sue conseguenze, non soltanto sulla qualità dell'aria, ma questo lo dice l'OMS, lo dice il recente documento anche a livello europeo, ma anche che, per esempio, testimonia che anche il rumore determinato dal traffico aumenta l'incidenza di ictus e di problematiche cardiovascolari. Io credo che dire che l'osservatorio è al servizio di chi lo finanzia sia un'affermazione eccessiva, soprattutto se non è suffragata da dati. È chiaro che se l'amministrazione ha una visione diversa, una politica diversa, si fa carico delle sue scelte. Io spero che offra un'alternativa però ad un diciamo uno strumento che io credo agisse in buona fede, nel senso che io non credo che
che personalità come il direttore dell'osservatorio ambientale si siano piegate ai voleri dell'Enel. Per cui, però, ripeto, chi comanda si assume le responsabilità delle sue scelte e speriamo anche, ripeto, come dicevo prima, che prendano con maggiore vigore iniziative per modificare, soprattutto io credo oggi, i fumi del porto, che sono uno degli elementi di massimo inquinamento. Gorla, come dice Di Gennaro, dovete sperare voi ambientalisti che l'amministrazione comunale si faccia un po' di più? Sicuramente sì, insomma, speriamo che ci sia un cambio di marcia. Che cosa vi aspettate in particolare? Io per esempio, per quanto riguarda la differenziata, Simone si è detto, hanno iniziato perché hanno fatto si inizia a pubblicizzare questa differenziata, quindi ce ne vuole tempo prima che vada in atto, siamo i peggiori nel Lazio. Ci vuole un anno prima che parte dal primo quartiere, no? Sì, c'è un anno prima solo che di pubblicità. Un anno non lo so, sinceramente direi una stupidaggine, dipende. Tant'è che proprio per il fatto della discarica, l'ultima polemica, si sono, non so se volontariamente o ingenuamente, autoaccusati di aver portato in discarica più roba nella letterina che Manuel ha mandato in regione, per dire, per il fatto di togliere le licenze HCS, no? Ricordate quel fatto? So che la lettera che è arrivata in regione dice anche che si sono autocchissati, che hanno gettato più monnezza del consentito. Così è venuto dalla regione. Poi andiamo a approfondire, ho chiesto proprio questo foglio per vedere, questa cosa sarebbe proprio clamorosa. E per quanto riguarda poi l'osservatorio ambientale, io lì sono d'accordo con Simone, ma io sono stato quello che mi sono inventato di attaccare i scheletri una volta sotto i tabelloni luminosi, perché a vedere aria discreta, io sono d'accordissimo con quello. C'ho sempre il mio pallino, il mio problema, che disse anche il consiglio comunale a Pasqualino Monti e Tidei, che questi si fidano tanto dell'ARPA, io lo ritengo uno strumento antico l'ARPA, come la lira, perché se l'ARPA funzionava a Taranto non stavano così, punto. E quindi cosa bisognerebbe fare? No, io intanto, Simone dice sempre, io sotto la centrale l'analisi dell'acqua mi andrà fatta solo col sindaco, vado lì. Poi lei dirà non saranno legali, però intanto io mi do un'idea di quello che sta succedendo in questa città, l'analisi dei terreni. Intanto me le faccio, perché quando io ho la certezza mia sindaco, mio assessore, mio movimento, che governa questa città, so, allora poi mi metto col fucile, nel senso. Poi quando va l'ARPA a fare l'analisi mi dice no, lì l'arsenico sta a posto, no, sta al 400% di più, e tu mi stai a fregare, capisci qual è il discorso? Mi sembra troppo elettrico e troppo istituzionale, a volte si muove e vince le battaglie, c'è pure un po' di coraggio, un po' di guerra, un po' di incacchiatura, un po' di... c'è poco questo. Io così la penso, sì, ma poi sbaglierò. Sì, siamo più. Ma posso dire anch'io due parole? Sì. No, perché voglio dire, capisco, voglio prendere quest'ultima frase, liquido con una battuta, il dottor Di Gennaro, che insomma, voglio dire, viene a criticare quello che fanno le amministrazioni o quello che si fa quando è stato 25 anni in amministrazione, sempre in maggioranza. Quindi voglio dire, forse qualcosina più si poteva fare, decisamente. Detto questo, il coraggio, noi come movimenti abbiamo depositato decine di denunce di vario tipo su tutti i più svariati argomenti. Io sento tanta gente che parla, ma poca gente che fa. Vero ma che l'ARPA... Ma queste denunce hanno effetto? Queste denunce hanno effetto? A volte dicembre, sì, dopo dicembre, a volte no. Dopo dicembre sicuramente. Perché dopo a dicembre? A volte... questo non saprei. L'anno nuovo che c'è? L'anno che verrà? L'anno che verrà cambierà questo qualcosa, no? Questo non lo so, lo dovete chiedere a lui. 300 tonnellate d'amianto alla buca di Nerone, dopo 2 anni, 3 anni di indagini, ancora non si sa di chi so. Cioè, questa città siamo un pochettino a terra dei fuochi, però fortunatamente abbiamo un procuratore ambientalista. Dicevo che alcune volte hanno dato risultati, altre volte non hanno dato i risultati, altre volte ancora sono in corso. Quindi dipende. Sì, un po' lunghi, diciamo così. Insomma. Dipende dal tipo di denuncia, può essere una denuncia di tipo amministrativo, di tipo penale, di tipo giudiziario, ce ne sono di vario tipo. Il tutto con un unico fine. È semplice. Io so che l'unico risultato è quello, per sintetizzare, è quello che hanno enunciato i dottori Ghirga e Di Gennaro. Siamo una città ormai incredibilmente dilaniata
soprattutto neoplasie proprio in, che aumentano in misura non esponenziale. Purtroppo non però sono. Ci vogliono riscontri scientifici, dicono, e intanto si muore. Così in questa città si continua a non fare niente, ci si continua a nascondere dietro questo paravento che poi chissà che cosa vuol dire, ci sono le morti, che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo condannare le giovani generazioni ad andare incontro sempre più, a sempre maggiori tumori. Ma peggio sarà. Se è una scelta, facessero questa scelta. Io non accetto. Un'ultima domanda, e questa era la considerazione finale di Giampiero. Ma non accettarla significa fare qualcosa, quindi che cosa? Beh, io non faccio il sindaco. No, lo chiedo da cittadina a cittadino. Il sindaco è della sanità. Certo, questo è un suo problema. Lo chiedo da cittadina a cittadino. E intervenisse. No, io dico che se uno critica, noi quando abbiamo criticato anche Tiddei, anche Moscherini, anche De Sio, abbiamo detto lo critichiamo perché riteniamo questo sbagliato, perché bisognava fare così o cosà. All'ultima marcia della salute. Io continuo a domandare che cosa bisognerebbe fare, se c'è qualcosa in più che scusa, come movimenti ci sta sfuggendo. Questa era la marcia per la salute. Bene. Cioè a Vado Ligure e a Porto Tolle ci sono stati gli scontri scientifici. Sì, sui lichieni soprattutto. Qui no. Non valgono. Ti mando tutta la documentazione dei medici. Quello che dicono i medici non valgono. Le diagnosi non valgono, i tumori di ciliegia non valgono, la gente, i linfomi non valgono. Non vale niente. Ma è un po' populista così. È populismo? Sì. Ah, benissimo. Beh, il Movimento 5 Stelle è nato sul populismo. Diciamo siamo. Questo è il suo problema. Siamo condannati a morire di populismo. Benissimo. No, più che altro, al di là di questo, se uno basta, ho qui la locandina della marcia per la salute dello scorso anno, alcuni punti, per esempio, delle richieste non sono state. Cioè, non sono obiettivi raggiunti, cioè l'elettrificazione delle banchine portuali, siamo ancora la Commissione Ambiente che deve ancora fare la prima riunione vera e propria, oppure raccolta differenziata porta a porta estesa su tutta la città entro l'anno, quindi insomma come diceva Gorla e anche altri ambientalisti, insomma lo stesso di Gennaro. La Commissione Ambiente non c'entra niente con l'elettrificazione delle banchine, è il Ministero dell'Ambiente che deve imporre il rispetto all'autorità portuale, che è colei che deve imporre in ogni progetto l'elettrificazione delle banchine. Ad oggi sia l'autorità portuale in qualità di chi lo deve fare, sia il Ministero dell'Ambiente in qualità di ente che deve controllare, sono inadempienti. E sta succedendo. E allora anziché firmare un protocollo d'intesa su 2 milioni all'anno, firmiamo un protocollo d'intesa. Che non c'è una riga sull'ambiente, su quel protocollo non c'è una riga sull'ambiente. No, siamo sempre lì. Poi ci dovrebbe essere anche l'attimo della protezione. Non è un cosa che può interessare l'ambiente. Scusa, la protezione delle navi carboniere ci deve essere un per la via, c'è adesso un molo che doveva proteggere per l'onda, perché oltre 2 metri d'onda il rimorchiatore si può, questo io dissi all'ingegnere, ti ricordi, senza sorte, per stare in piedi, che lui mi rispose poi ingenuamente, se si stacca la nave carboniera, detto, che lui dice, ma il carbone non è idrosolubile, ho detto però tonnellate di fuel, sì, quindi perché quella proscrizione via non glielo dite all'Enel di fare il frangifrutto davanti alle banchine, ma bensì c'è stato, parola di Pasqualino Monti, è stato demandato la capitaneria del porto e la capitaneria del porto ha concesso all'Enel di fare questo servizio. Non è così. Come non è così? No, non è così. Quel molo lì, che è vero, una prescrizione della valutazione di impatto ambientale, sta all'interno della costruzione della Darsena Petroli Grandi Masse. C'è non la Capitaneria di Porto che ha fatto un'ordinanza per la sicurezza, ma il Ministero dell'Ambiente che ha dato una deroga nelle more della costruzione. Tanto è vero che questa è una delle motivazioni che loro hanno espresso e che noi riteniamo inaccettabile per il trasporto calcare su gomma invece che su nave. Quindi l'antimurale va fatta, perché non si può pensare che venga portato in avanti in altre maniere, fermo rimanendo che sarà sempre troppo tardi quando riusciremo a trovare il cavillo, questo sempre a parere del movimento No Cocche e dell'associazione Forum Ambientalista, quando quella città sarà chiusa, ma allora ne vedremo delle belle, lì rideremo, se non avremo già pianto prima come già abbiamo fatto tutti quanti. E non ci resta che sperare di stare sempre bene.
Il piatto era quello, appunto, appunto. Tornerà la marcia per la salute in chiusura rapidamente? Sì, no, forse. Siete perché no? Siete troppo impegnati. Perché no? Perché no? Perché no? Gorla? Gorla? Già si è stufato. Si è stufato. No, no, vale, un sì o no? Sì o perché no? Siamo... Penso che ritornerà forse in un'altra forma, ma ritornerà, si ritornerà a protestare fra un po'. Beh, questo sabato ci sarà la inaugurazione della Piazza della Vita. Cosa stupenda. Che è, no, è una formula che alcuni cittadini che stanno vivendo problema o che lo stanno vivendo in famiglia hanno trovato. Certo. Indubbiamente non ci avrà questa grande efficacia, ma avrà forse un effetto di sensibilizzazione. Se tanti cittadini, loro si sono spesi in quella maniera, ma se si partecipasse di più, se ognuno di noi si mettesse in gioco a livello personale, forse i risultati in questa città sarebbero diversi, perché la città sarebbe meno sonnolenta, ci si lamenterebbe di più, ma forse si otterrebbero più risultati. E quindi nessun dorma solo sulla maglietta, caro Gorla. Dategli una svegliata allora, No, buonanotte. Nessun dorma proprio. Allora, grazie a Simone Ricotti, grazie a Pierluigi Gorla, grazie a Gianpiero Romiti, grazie a voi, a venerdì prossimo, buonasera.